Una festa dello sport totalizzante che ha messo tutti d'accordo e sollevato gli animi di cavalli, cavalieri, amazzoni, vento benefico e vitale in difficili momenti di pandemia. Si è svolta infatti la 10ª edizione del Trofeo dei Circoli d'Abruzzo Oasi di Serranella presso il Circolo Brecciaio di Sant'Eusanio del Sangro, manifestazione di endurance del circolo ippico La Mandracata di Massimo Verna, in tappa unica con la partecipazione di atleti provenienti da regioni, ovviamente nel pieno rispetto delle norme anti-Covid del protocollo attuativo della Federazione Italiana Sport Equestri, la FISE. Iscritti alla competizione in buon numero, che hanno effettuato 3 distinti percorsi in base ad ogni categoria, da 84 km passando per 42 e fino ai 27. Endurance, in italiano resistenza, uno degli sport equestri di maggior diffusione al mondo. Le competizioni consistono in corse di resistenza su percorsi di varia natura e un chilometraggio che arriva fino ai 160 km. I cavalli più indicati sono gli arabi e gli anglo-arabi, scontata l'attenzione della disciplina per la salute del cavallo. Per quanto riguarda la competizione, questi primi posti nelle varie categorie: Siria De Gregorio, Giulia Moniz e Micaela Antinarella. E poi sorrisi, medaglie, soddisfazione per tutti alla presenza del presidente uscente FISE Abruzzo Rocco De Nicola. Del resto l'importante è sempre partecipare e dare segnali di meravigliosa speranza in tempi difficili.